time. Bella a tutti voi ragazze e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di appunto Minecraft Wayward Wonders. Allora, siamo qui all'interno del gioco. Intanto io ho fatto qualche upgrade. Allora, sono stato in miniera e devo dire che ci sono veramente veramente tanti minerali. Infatti, come vedete, ho più di uno stack di iron ingot, 20 blocchi di redstone, 14 di lapislazzuli, poco oro. E intanto l'altro sto cucinando perché stavo appunto cuocendo l'armatura. Poi tanti diamanti, infatti già ho approfittato per farmi un piccone. Ho un arco che ho approfittato e mi hanno droppato alcuni scheletri l'arco. E appunto le frecce invece e l'ender chest me l'ha dato lui. Perché praticamente, avendo ottenuto tanti diamanti, ho approfittato a prendermi un bel po' di frecce e di prendermi l'ender chest. Qui appunto ho alcuni drop così un po' sparsi, diciamo, che al momento non mi servono. E intanto qui ho avviato una buona farm di grano, anche se diciamo non è che ne ho chissà quanto di cibo, specialmente se perdo cibo con questa velocità. E diciamo che potrebbe essere veramente un problema. Allora, diciamo che vorrei cominciare a esplorare come si deve. E per far, allora, quella è la casa, diciamo, l'ho visitata quella casa, cioè visitato, ci ho dato un'occhiata, ed è la casa delle coordinate. Anche se ora che ci penso, qui, appunto, come mi ricordavo, ci stanno queste rebella che sono molto utile, come ti chiami tu? Signor Clax, che non ti farò uscire. Ok, stanno pure di qua le bella. Così approfitto invece di mangiarmi sempre cose crude. Approfitto, almeno mi faccio un po' di panini. Diciamo un bel po', 18 panini. Infatti, come vedete, lui cambia i diamanti, ferro, comunque diamanti oppure smeraldi, c'erano le coordinate. Quello che è utile sono appunto le coordinate delle lane, perché appunto all'interno al sito dove si scarica la mappa, comunque ti dà appunto la mappa stessa, e quindi dando la mappa stessa, diciamo, come cosa è molto molto utile, perché uno già sa dove stanno i vari monumenti dove andare a prendere le meraviglie. Ok, intanto quello zombie mi ha visto. Allora, da qui direi di andare all'outpost numero 2, che è proprio il primo outpost, perché diciamo che è utile per un certo tipo di cibo. Tanto qui avremo pure un'altra anvil che prendo molto volentieri, perché la che ho si è praticamente distrutta da sola. Allora, qui non so se mi dà un music disc, no, fornace non c'è niente, mi dà una O di pietra che è veramente veramente utile. Poi qui mi dà del cibo, del bone meal, ok, degli stecchetti, pure delle uova,
da non sottovalutare. Intanto approfittiamo e dormiamo. Allora, pure qui, comunque vedete c'è il cibo, diciamo proprio un outpost di base. Allora, io sono qui più che altro non perché più che altro per l'outpost, perché guardando la mappa, se non qui in zona ci dovrebbero essere alcuni monumenti, cioè ce ne dovrebbe essere uno prevalentemente. E quindi una cosa che sicuramente farò è esplorare quella zona. Ah, qui sono praticamente tornato indietro. E appunto perché diciamo, mentre l'altra volta avevo trovato il primo monumento, ora direi che, diciamo, con l'armatura che ci ritroviamo, comunque con spada di ferro e appunto piccone di diamante, diciamo che direi che mi posso allontanare abbastanza da casa per appunto esplorare. Allora, anche se non è che anche se non credo che troveremo diciamo qualche tipologia di monumento molto velocemente, ma comunque se riesco a salire quanto più in alto riesco, forse diciamo guardando in zona riesco appunto a scorgere un monumento. Allora, lì mi pare dove stavo, no, lì dove stavamo. Non credo che da qui si riesca a vedere. Diciamo, non vorrei prendere molto danno inutile, perché potevo pure buttarmi e comunque stare sopravvissuto. Però, diciamo, l'armatura ne risentirebbe. E quindi qui c'è pure una grotta. E diciamo, l'armatura risentirebbe. Come ho già detto, ne risentirebbe, non mi conviene più di tanto. E quindi, perché appunto è ancora molto, anche se ha Unbreaking 2, comunque la durabilità è molto poca. E finché non riesco a ottenere un'armatura nettamente superiore a questa che ho, non, diciamo, non vorrei rischiare di farla fuori, diciamo. Ok, qui vedo uno spiazzo e qui si scende sempre in caverna. Ok, qui vedo pure le mob. Parecchi mob vedo, che appunto sono prevalentemente mob gunna. Diciamo se innanzitutto prendo, allora se intanto prendo, torno, cerco di tornare a prendere vita. Penso che se fosse stata notte sarei, diciamo, stato fregato, perché appunto, come vedete, già in questo caso, in questa occasione sto prendendo veramente veramente tanti danni. Figuriamoci se fosse stata notte. Quindi ora recupero un attimo vita e devo dire comunque che se lì ci sono tutti quei mob comunque così forte, ok, ancora non prendo chissà quanto danno,
Vuol dire che sta qui in zona, diciamo. Ok, lo scheletro quello super potenziato, diciamo, è morto. Perché appunto, allora innanzitutto controlliamo che cosa mi hanno dato. Una tunica. Ah, è vero, io pure gli archi con le frecce. Comunque questo qui è pure un arco bello potente perché avendo un knockback veramente forte, non so se quello riesco a raggiungerlo, sì, però ora non credo. Allora approfitto per innanzitutto per mangiare, ammazzare questo, così mentre appunto finisco di ammazzare tutte queste scheletre, recupero altro cibo, cioè altra vita. Ok, praticamente maggior parte delle cose non mi servono di quello che mi hanno droppato. Qui c'è un buco 2x2 che non so dove mi porta. Forse erano quei scheletri, erano proprio loro che proteggevano questo posto, che dove non vorrei in alcun modo andare, perché poi non so come risalire. Da quello che so, già mi sono immaginato più o meno cosa ci possa essere lì. E diciamo ora come ora non sono assolutamente pronto per andarci, perché da quello che ricordo lì sotto c'è appunto una, diciamo, una sorta di prigione, e quindi che appunto una volta arrivati nei pressi appunto nei pressi del monumento, diciamo che come sorta di punizione mi avrebbe teletrasportato lì in quella prigione, e quindi sarei dovuto riuscire a evadere. Diciamo che meno male che l'ho trovata prima rispetto al monumento, perché immaginatevi che sarei riuscito a uscire a fatica e con poca vita dall'interno appunto di quella prigione, e quindi immaginatevi uscendo da lì con quanto tempo ci avrei messo, cioè ci avrei messo a morire più che altro. Qui siamo passati alla savana. Ok, vedo qualcosa laggiù in fondo, una torre. Forse questa è la torre di Alessandria. Diciamo, non era questo il monumento che mi ero prefissato di portare oggi, però comunque ben venga, perché comunque in questo modo riesco a... No, non credo sia un monumento, perché se no me l'avrebbe detto, cioè mi sarebbe comparito, sarebbe comparso in chat il messaggio, cioè hai trovato una delle meraviglie del mondo. Cosa che non è avvenuta, perché appunto questo non è un monumento. Allora, mi dà le frecce, l'acqua del latte, ok, delle torce. Intanto al momento prendo tutto. Ok. Intanto io punto a illuminare il più possibile, come già detto. Qui ci sono c'è un altro creeper, che altri due in verità, e quindi penso se... Ok, qui ci sono delle teste.
e di rispondere soprattutto. Che appunto approfitto per rompere, anche se comunque in questo rompendo tutti questi, diciamo questi tutti, sono due, questi due spawner, e uccidendo tutto. Oh cavolo, vero, qui ci sono i nemici. Diciamo che è più difficile di quanto mi ricordassi. E ho pure l'inventario pieno. Ok. E diciamo che appena riesco, a parte uccidere questo scheletro, ok, è morto. Diciamo appena ho l'opportunità, tanto faccio subito fuori lo zoom, cioè lo spawner, e poi approfitto per uccidere i due appunto mini zombie. E qui appunto ne escono altre. Diciamo di approfittare per salire un attimo. Cavolo, ci sono pure i blades. Ed è un grosso sono un grosso problema i blades. Ah, ok, due, un creeper litigato con non so che e si è suicidato. Allora approfitto per distruggere subito lo spawner di Blaze, così appunto per ammazzarle e io scapparmene, perché appunto non ho più vita. Comunque, anche se non sembra, questa mappa è veramente veramente difficile. Allora approfitto, butto intanto il lume bene qui. Tanto butto qui in un angolo tutte le cose che al momento non mi servono, così che possa andare avanti e raccogliere più, diciamo, più cose, più cioè più oggetti che mi danno. Ok, sentire una strega e la cosa non mi piace. Ah, i mini zombie escono da qui. Allora, sapete che faccio? Chiudo lì, praticamente, semplicemente. Senza rischiare troppo. Anche se sto rischiando troppo. Ah, una nuvola. Mi scordo sempre qui di togliere. Ok. Di togliere appunto, sperando di non morire proprio ora, e di togliere le nuvole quando sto qui. Meno male che non sono caduto, perché in questo caso sarei morto sicuramente. Allora, diciamo che al momento ho abbastanza vita per sopravvivere e per poter cercare di illuminare il più possibile. Qui, che altro ci sta? Ci sono altri spawner dei mini zombie. Ok, meno male che qua è chiuso. Allora, perché se no veramente sarei morto. Allora, sono tutti con i sticchettini. Allora approfitto per appunto per ammazzarli. Cioè, visto che sono qui, quindi guardate veramente quanti sono. Quindi immaginate voi stessi la difficoltà di questo posto. Quindi ora approfitto. Guarda, in un certo senso è un peccato, cioè diciamo non vedevo l'ora di stare qui. Allora, questo è uno solo, quindi
Non vedevo cioè, questa mappa perché stava in 1.8.9 e quindi ci sono ancora le vecchie modalità di gioco, quindi posso spammare la spada. Però diciamo ci sono pure delle pecche, ovvero il fatto che non posso, diciamo, non faccio danno aria. Intanto qui ho trovato una lana, che è una cosa veramente ottimale, perché questa sarà appunto è la prima lana che trovo. Ok, direi di tornare semplicemente giù, perché ad ammazzare, cioè ammazzate sì, li ho ammazzati tutti. Diciamo, li ho ammazzati tutti i mob. Il blocco da mettere al monumento l'ho preso. Qui, tanto attento a non morire. E quindi sì, posso semplicemente tornare indietro. Ok, devo dire che è stato abbastanza difficile. Intanto fuori è fatta notte. Meno male che mentre non è spawnato nessuno qui lì sotto. E devo dire che mi devo veramente sbrigare, perché appunto se non mi sbrigo veramente rischio di rimanerci secco, perché è notte, non ci sono torce, diciamo, anche che diciamo non mi conviene piazzarle. Lì c'è anche un edificio, quindi direi di dargli un'occhiata giusto per, no? Perché anche perché ho finito il cibo. È una sorta di villaggio. Veramente spero di non morire. Ok, intanto mi faccio un giro di tutti i spawner, anche perché veramente rischio di morire. Non so che serviva lì lo spawner di Pigman. Ah, forse perché appunto essendo ora notte, diciamo nel tentativo di ammazzare velocemente i mob nemici, magari colpivo un Pigman. E quindi ci rimanevo appunto secco doppiamente. Ok, tanto. Ok, il creeper non è esploso. Intanto approfitto. Ok, il creeper oramai non è che mi ha seguito, cioè oramai non mi ha seguito più. Tanto approfitto per ammazzare un po' di maiali, così faccio abbastanza cibo per proseguire, perché appunto la fame già si sta cominciando a far sentire, quindi diciamo ora come ora non mi conviene morire. Ok, si sta pure facendo giorno. Così che è vero, mi ero dimenticato di togliere il blocco da lì, però si sta facendo giorno, che è buonissimo, perché comunque così dagli spawner non appunto non spawna più nessuno da quelli che sono rimasti. Qui sopra non c'è assolutamente nulla. E quindi, e mentre i mob che sono già spawnati muoiono semplicemente, perché appunto la maggior parte sono mostri che cioè, sono scheletri e zombie, quindi con la luce del sole
che con la luce del sole prendono fuoco e quindi muoiono. Io intanto prendo le pozioni che trovo, cioè, o meglio, la maggior parte delle cose che trovo, le prendo tutte perché, come già vi ho detto, qui non c'è nulla da prendere. Qui, ok, esploso. Ah, ok, era una cesta trappola. Quindi, ragazzi, questo è il bello di avere. Guarda, queste le metto qui. Che posso? Non so che posare. Posso la pelle al momento. Le lid, fatemi pensare. Sono utili veramente? Direi di no. Però a questo giro veramente necessito di tornare il prima possibile a casa. Qui intanto ci sono pure altri spawner. Diciamo perché vi spiego velocemente il motivo. Perché intanto mi libero l'inventario, soprattutto. Qui sopra non credo che ci sia uno stallo, perché appunto mi libero l'inventario e appunto intanto poso il blocco del monumento. Qui non c'è nulla. Ok, oro, colorante, semi non è che mi servono. Sì, che ti poso? Per i brick, che tanto non è che sono molto utile. Diciamo che canna da zucchero al momento non mi serve, anche perché ce l'ho vicino casa. E quindi le prendo da lì. Lo sapevo io che c'era una. Pure lì c'era una cesta trappola. Qui ci sono le streghe. E ha lasciato un buco veramente enorme. Che tra l'altro ha fatto pure l'uscita appunto per uscire. Ok, queste sono. Ok, direi che qua ho esplorato abbastanza. E direi appunto di finalmente di tornare a casa. Se mi ricordassi dove devo passare. Qui no, non c'è assolutamente nulla. Qui c'è solo adesso il creeper con un uovo. Le uova sono le uniche cose che veramente prendo, perché a parte altre cose utili, sempre la legna non è che mi serve, tanto ce l'ho, che sto pieno di alberi vicino casa. Sì, devo un elmetto che non è che mi serve. Patate, queste sì che mi servono. Allora approfitto, faccio questo modo, mi faccio torce a go go, così posso prendermi sia il, se riesco a appunto spaccare, no, ok, in questo modo recupero un attimo vita e appunto, cioè, la fame più che altro, perché oramai vita non è che mi serve più di tanto, cioè mi serve sempre, però così approfitto, torno a casa, trovo, cioè, col ferro che avevo, cioè, con l'oro che avevo messo a cuocere, intanto ne ho anche altro qui. Approfitto per appunto per riparare l'armatura che si sta rompendo nuovamente. Diciamo che quello che mi servono sono l'elmetto, principalmente sono l'elmetto, la chestplate e gli stivali, perché gli stivali mi danno più velocità, molta più velocità, se è vero consumo molta più fame, però ne vale la pena. E comunque
corro ai livelli come se andassi a cavallo, quindi veramente ne vale la pena. Ok, qui era dove stavo prima, sostanzialmente. Sì, dove ho ucciso tutti quei scheletri. E quindi, appunto, sì, perché mi ricordo questa zona qui. Quindi tornando verso di qua, dovrei ritrovare diciamo, il blocco, cioè l'avamposto, che da lì, appunto, c'è pure, se non ricordo male, c'è pure lì c'è pure lì il pulsantino che mi permette di andare, cioè di andare a casa sostanzialmente. Diciamo che le carote al momento assolutamente no, non le userò, cioè non le mangerò. Allora, qui c'è la cesta. Sì, perché non so assolutamente dove andare, ok, di qua. E qui siamo sostanzialmente tornati a casa con molte più cose. Questa spada che ho tenuto non è che mi serva un granché, però diciamo la utilizzo per necessità. Pure qui c'è uno spawner di scheletri che distruggo molto volentieri. Qui c'è l'ingresso alla miniera, ok, e di qua appunto torno allo spawner. Tanto ho ottenuto veramente veramente tante ossa, così diciamo che con tutte queste ossa voglio approfittare non tanto per il grano, ma più che altro per le carote, perché le carote sono perfette per appunto sono perfette perché con oro e carote, come ben potete immaginare, posso ottenere, diciamo, una buona fonte di cibo. Tanto poi dovrei fare tanto devo fare pure un'altra spada. E a questo punto approfitto e me la faccio in diamante. Ah, ok, c'è pure il nostro amico. Allora, sicuro approfitto per farmi la spada. Che vi giuro, ragazzi, è veramente tanta roba. Ok, intanto ho sistemato diciamo, l'armatura. Poi un'altra cosa vorrei fare, intanto posare tutte queste cose. Poi, allora ragazzi, diciamo, si è fermata la registrazione che nel frattempo è scaricata la videocamera. Allora, praticamente ho sistemato un po' di cose. Tanto approfitto, ho fatto un buco e mi crea più una fonte d'acqua infinita. Diciamo che è utile, la fonte d'acqua infinita è utile solo perché appunto è infinita. Allora, ho posato tutto. Direi di andare a mettere il blocco del monumento, se ricordassi dove sta. Ok, sta qui. Che è appunto il light gray. Ok, e come vedete mi ha dato un'ascia veramente forte. E guardate, fa più male questa ascia che una spada di diamante. Quindi, poi volevo sistemare un altro paio di cose, ad esempio l'arco. Infatti, ok, si è appena rotto. E allora direi che al momento utilizziamo le spade. Allora, ragazzi, io
Direi per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando di mettere un bel mi piace. Dovrei farmi altre ceste. Di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque vogliate. Ciao a tutti voi. Time.